Speriamo che tenga. E ripresa. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo andando a fare un giro sul Monte Conero dopo varie giornate di pioggia, di diluvio. Già la situazione si prospetta umida. E niente. Eccoci dunque, solita salitina. Allora, qui che il sentiero è scoperto, diciamo, mi sembra che ci sia un ottimo grip. Ma ho la brutta sensazione che nel bosco non sia la stessa cosa. Primi problemini tecnici. Come mai? Viti lente. Mo si continua. Situazione viscidina, decisamente. Puntiamo, vabbè, come al solito, a portare a casa la pellaccia. Guardate, si vede già. Avevo quasi pensato di prendere le bike oggi. Poi mi sono detto, ma no, perché non soffrire un po' in salita? E quindi siamo ancora in muscolare. Oh, io utilizzo il plurale maiestatis, eh? Quindi sono da solo in realtà. A few moments later. Piante raggetti. Beh, solitamente c'è una vista spettacolare da qua. Oggi direi di no. C'è il panorama censurato. Guarda i cinghiali come grufolano bene. Soprattutto mi pare arato da poco. Speriamo bene, perché non è piacevole, incontrare un cinghiale. Jolly. A little longer than a few minutes later. Ok, siamo nel parcheggio, diciamo, finale del Monte Conero. Adesso andiamo a fare... Andiamo a fare il sentiero delle due sorelle, detto anche del convento, che sarebbe questo. Un ex convento, dove ora c'è un hotel e un ristorante, molto carino, caratteristico, come potete vedere. Ovviamente vietato, vedete, no bici, no moto, no auto, no picnic, quindi niente. Però eccoci qua. Vamos. Il punto è, speriamo che tenga. Speriamo che tenga. Come l'impressione che non tenga. Non è che tiene tanto, Andiamo giù con calma allora, perché l'importante è tornare a casa.
poi il tempo non c'è bisogno di farlo. Sassate sul telaio. Fra un po' mi cadono gli occhiali. Bisognerebbe che mi fermassi un attimo. Salve. No, mi fermo io. Sì. Sì, ci sta. Tac. Purtroppo, ragazzi, è abbastanza censurato il panorama, però tanta roba. Salve. Numeri. Grazie. Prego. Ragazzi, comprate occhiali della taglia giusta, della misura giusta, perché sennò è un inferno, eh. Bellissimi questi occhiali, ma troppo grossi per me. Seconda risalita. Sali e sali, zitto e sali. A few moments later. Ah, adesso c'è il sentierino di collegamento della morte, perché è strettissimo, pieno di piante, contropendenza, umido, con dei buchi e radici che sporgono. Ne volete altre? Moscerini, piante, aia, ok. Vediamo un po' com'è. Lo Shimano.
Fischiano i freni. Non mi piace quando fischiano i freni. Ehi. Ci si passa malapena. Uè. Comincio a essere stanco perché non sembra ma pende, in più è stretto, quindi è un po' un colpo. La ripresa. Non vale come caduta. Ci sono andato vicino, però non vale. Non tiene più un cazzo. Contropendenze. Cosa scivolano ste radici, ragazzi. È una cosa. Mamma mia, che jolly. Doppio. Ragazzi, aiuto. Finché non caschi va tutto bene. Giusto? Giusto. Dico io. Qui gira, 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 gira. Non me lo ricordavo. Ecco, da qui in poi non me lo ricordo più. Ah, mi sa che devo andare giù di là. Ah, vabbè, anche qui. Anche qui. Olè. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo nostro piccolo giro barra video e spero vi siate divertiti, occhio che sennò ci arrotano, ok? E spero vi siate divertiti insieme a me. Diciamo che pensavo peggio, nel senso che alla fine non è che teneva proprio, però quasi. E intanto alberi caduti, sentieri ostruiti, comincia anche a spiovizzicare, quindi direi che è proprio giunto il momento di salutarci. Ci vediamo alla prossima occasione. Mi raccomando, mettete like ai miei video, iscrivetevi al canale, tutte queste cose che fanno piacere e mi aiutano a crescere e a creare nuovi contenuti. E niente, ciao ciao.